Buonasera e bentornati a questa diretta della televisione web per le amministrative di Milano. È 1:09, noi siamo in diretta e stiamo seguendo passo dopo passo quelli che sono i risultati che dovrebbero arrivare a breve, i primi spogli dei voti. Per ora, come potete vedere in sovrimpressione, abbiamo solo il secondo exit poll che ci dà comunque una prima indicazione, ovvero il ballottaggio sicuro tra Giuseppe Sala e Stefano Parisi. Noi siamo in collegamento con la nostra inviata dalla sede della Lega Nord, Ilaria. Ciao Ilaria, mi senti? Ciao, vi sento benissimo, la situazione qua è cambiata, posso darvi un parziale sulla provincia di Milano, perché mi Sì? hanno appena comunicato che le stesse percentuali che si sono verificate a Milano, più o meno, si sono verificate anche a Rho, diciamo, nel confronto fra Pietro Romano, sindaco del PD, e invece Marco Pizzoni, che rappresenta il centrodestra. Anche lì più o meno la situazione è la stessa. Abbiamo un 35,6 parziale per Marco Pizzoni e un 45 per Romano, quindi si presuppone che andava a ballottaggio anche lì, sempre che cosa si stia definendo in questo modo, visto che sono due grosse città, anche Rho è una grossa città, nella zona del Milanese. Degli altri paesi ancora non si sa nulla. Ma qual è il clima che si sta respirando all'interno della Lega in questo momento? Ma di grande tranquillità, sì, c'è appunto questo peso grande che ancora non si è risolto, appunto, della notizia, appunto, della morte di Gianluca Buonanno, però il resto è proprio una grande tranquillità, perché non c'è nervosismo, non c'è. Diciamo, è un risultato che probabilmente ci si aspettava. Certamente, Anche. certamente. Senti, e invece per quanto riguarda esponenti della Lega Nord, siamo in grado di sentirne qualcuno in questo momento? Guarda, in questo momento ancora no, perché sono ancora tutti, stanno seguendo, non so se c'è la sala stampa che è da basso e poi dopo ci sono gli uffici e stanno seguendo tutto all'interno della Lega Lombarda, all'interno degli uffici della Lega Lombarda, su Certo. quello della segreteria federale. Non appena ne trovo uno, magari posso darvi un colpo di telefono, giusto per ottimizzare Sì, i tempi, appena riesco assolutamente. vi do un colpo di telefono e ve lo passo. Si attende la conferenza stampa, appunto, di Matteo Salvini, però, che arriverà, si suppone, a scrutini chiusi, con la Certo. pubblicazione degli scrutini generali. Certo, Probabilmente certamente. un qualche minuto prima, perché appunto arrivano le notizie direttamente dai seggi, quindi sapranno qualcosina qualche minuto prima rispetto a quello che verrà pubblicato sul sito internet del Ministero. Perfetto, Per dai, va bene. cui Allora ci sentiamo più tardi, dacci un colpo per capire bene poi sì, quelle che sono le appena reazioni trovo di appunto, Matteo appena Salvini. qualcuno si avvicina al nostro, perché man mano arrivano. 2 minuti fa era arrivato il senatore Stefano Candiani, non eravamo in collegamento diretto, ma appena scende vediamo di trovare lui piuttosto che Paolo Grimoldi o piuttosto che altri parlamentari che sono già presenti qua nell'edificio di Via Bellerio. Ho capito, va bene, dai, allora ci sentiamo più tardi, va bene? D'accordo, va Perfetto, benissimo. ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. E allora, nel frattempo io vedo altri messaggi. Allora, c'è un messaggio in relazione alla conversazione che abbiamo fatto con Luca Paladini, dove dice vero, dove si governa è Alessio Proietti che dice vero, dove si governa bene c'è poco spazio per il Movimento 5 Stelle, in 5 anni nemmeno un misero avviso di garanzia, c'era poco materiale per la campagna elettorale. È quello di cui parlavamo prima, infatti, il fatto che il 5 Stelle prende piede in quei comuni dove la situazione è leggermente più grave, se no solitamente c'è una sorta di ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, tranne che a Torino, dove in realtà invece il Movimento 5 Stelle è il secondo partito in questo momento. Vediamo un po' se abbiamo delle nuove domande. In questo momento direi di no. Allora, abbiamo una domanda. Attenzione perché mi dicono dalla regia che stanno arrivando i primi risultati.
Mi dicono che stanno arrivando i primi risultati sullo spoglio. Attendiamo che la regia mi dia qualche informazione. Nel frattempo sappiamo bene che l'Exit Pool ha visto Sala con una percentuale in più rispetto a quella di Parisi, lontanissimo invece Gianluca Corrado per il movimento 5 Stelle. Comunque sia, vi ricordo di mandarci messaggi, chat, scrivere commenti sulla diretta che state seguendo e possiamo andare, andremo avanti finché non sapremo quali sono i risultati effettivi delle elezioni. Mi spiace se ogni tanto guardo verso il monitor, ma appunto essendo in diretta stiamo cercando ovviamente di capire molto bene che cosa potrebbe succedere. Alessio Proietti, sempre lui, ci scrive come al solito hanno vinto tutti, come al solito hanno vinto tutti. Non so Alessio se vuoi scriverci un altro messaggio perché, per capire meglio quello di cui tu stai parlando, immagino che tu ti riferisca al fatto che sia centrodestra che centrosinistra, quando vengono chiamati al telefono, dicono di essere estremamente soddisfatti. Se ci vuoi scrivere un commento, ne possiamo anche dibattere esattamente in diretta in questo momento, a noi ci farebbe solo più che piacere. E per quanto riguarda invece gli altri seggi, ricordiamo che a Roma la candidata del Movimento 5 Stelle è molto molto avanti rispetto ai suoi concorrenti. Il principale concorrente dovrebbe essere Giachetti, ma c'è la Meloni che è vicina e quindi sempre anche lì in quel caso si parla di exit poll e quindi questo è quanto. Per quanto riguarda il primo spoglio dovrebbe arrivare a momenti, da quello che ho capito. Dovrebbe arrivare a momenti, nel frattempo io continuo a guardare anche sul mio monitor, ve lo dico subito. Allora, abbiamo le prime proiezioni. Sbaglio. Eccoli qui, abbiamo i primi dati parziali, 43 seggi su 1248 ed è clamoroso perché in questo momento Parisi sarebbe avanti di un 6% rispetto a Sala, quindi completamente smentiti gli exit poll, è una notizia dell'ultima ora. Parisi in questo momento è in vantaggio, Parisi con il 43,96% è in vantaggio rispetto a Sala che avrebbe il 38,48% dei dati. Terzo, Corrado che rimane invece in quel, diciamo, range che avevamo dato prima tra un 9 e un 13% e rimane al 10,83%. Insomma, si capovolge un attimino quella che è la situazione. Parisi è in vantaggio, chissà se ci saranno delle ripercussioni, immagino di sì, anche dalla nostra inviata ovviamente nella sede della Lega Nord. È ovvio che stiamo parlando di soli 43 seggi. Però è già un primo dato indicativo che potrebbe, diciamo, ribaltare quello di cui si è appena parlato, ovvero il fatto che il centrodestra in questo momento potrebbe essere più forte rispetto al, centrosinistra. Io con questi primi dati parziali vi do, appuntamento a tra poco, piccola pausa e poi continueremo a parlare. La notizia del momento è che Stefano Parisi è in vantaggio su, Giuseppe Sala.